Il risultato dell'anticipo del sabato tra Chieti e Matelica condizionerà in alto e in basso anche gli equilibri della giornata numero 22 in Serie D, perché in vetta al Vincenzo Savini, il notaresco capolista del raggruppamento Ospitale Recanatese. Fino a qualche settimana fa si pensava che questa gara potesse essere decisiva per assegnare i primi due posti, ma la parte finale del 2019 ha relegato i leopardiani ad una distanza dai rossoblù troppo marcata per poter pensare di riaprire i giochi. L'inizio del girone di ritorno per la squadra di Giampaolo è stato discreto ma non eccezionale. In più le assenze tra i marchigiani saranno pesantissime. Borrelli è squalificato, ma soprattutto un tendine infiammato toglierà dalla gara Manuel Pera, vero pericolo per la retroguardia notareschina. Out anche Nodari. Insomma, non male per la squadra di Vagnoni, che invece in attacco ritrova Sansovini dopo le due giornate di squalifica e Mele in mediana. Il momento di appannamento però c'è, ma aver tenuto botta nel periodo complicato può dare ulteriore spinta verso il rush finale di campionato. Altro impegno interno è quello del Giulianova, che non vince dallo scorso 24 novembre, 4-1 interno al Vasto Girardi. Da quel momento in poi 3 sconfitte e 5 pareggi, di cui 4 consecutivi. E domani invece arriva l'Olimpia Agnonese, formazione rivelazione del campionato, quinta in graduatoria a 35 punti, è in grado di mettere in mostra anche talenti molto interessanti. Il pareggio di Monte Giorgio, beffardo per come è arrivato, priverà del grosso anche di Nazzare al centro della difesa, mano pesante del giudice sportivo, 3 gare di stop per l'ex Francavilla. Quello arretrato peraltro è reparto critico, soprattutto perché Diamutene non sta rendendo come ci si aspettava, ma giocare sul terreno amico a questo punto della stagione deve essere un fattore per provare ad uscire dal lotto delle squadre che spareggeranno per conservare la categoria. Esordio in trasferta per Massimo Silva, neo allenatore della Vastese. Con la San Giustese il via al nuovo corso dopo il divorzio con Marco Amelia, consumato dopo la sconfitta all'Aragona con il Campobasso. Abbiamo fatto una settimana intensa e quindi domani spero che già si possano vedere le prime buone cose, le prime indicazioni. Spero proprio che anche i ragazzi abbiano una bella reazione per fare una partita tosta. Stanno soffrendo, hanno cambiato anche il loro allenatore poco tempo fa, però calcio è calcio, noi dobbiamo fare il risultato anche noi, dobbiamo fare la prestazione. Io quindi spero proprio che alcuni giocatori di qualità che magari ho io possano risolvere la partita. La notizia delle ultime ore però è il passaggio del giovane Nicolò Cavuoti al Cagliari. Il ragazzo, cresciuto nella Virtus Vasto, società di calcio giovanile, si è messo in evidenza in questi mesi di esperienza in biancorosso, collezionando 18 presenze in Serie D. Grande soddisfazione della dirigenza e a distanza di 30 anni, dopo Mario Lemme, un giocatore biancorosso approda in un club di massima serie. Silva con la San Giustese sarà privo di Alonzi, anche lui squalificato per 3 giornate, e in mezzo al campo di Francesco Esposito, vero faro della manovra aragonese. Trasferta al nuovo Romagnoli per il Pineto, di fronte la squadra più in palla del momento. Il Campobasso di Mirko Cudini viaggia come un treno, 10 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 13 partite, un rullino impressionante che ha portato i molisani a -1 dal Matelica. Rossoblù senza Martino, espulso a Vasto 6 giorni fa, assenza molto più pesante per il Pineto di Amaolo, privo di Marianeschi in mezzo al campo, ma che deve riconquistare a tutti i costi il piazzamento playoff insidiato proprio dall'Agnonese. Ma noi, come ho detto in altre circostanze, andiamo alla ricerca di una prestazione importante, e a maggior ragione contro una squadra forte come il Campobasso dobbiamo ricercare una prestazione importante. Poi il risultato è sempre figlio della prestazione, speriamo che questa volta magari qualche episodio sia a nostro favore. La squadra più in forma al momento, ha fatto più punti del Notaresco, le ultime 13 partite mi sembra che ha fatto 10 vittorie e 3 pareggi, quindi una squadra importante è stata costruita per fare un cambiamento importante, quindi forse in questo momento la squadra più in forma del momento. Infine l'Avezzano, che ha dato segnali confortanti col Notaresco domenica scorsa. Non è arrivata la vittoria, è vero, ma la formazione di Antonio Meco Monaco pare rinvigorita e, malgrado la posizione complicatissima di classifica, si gioca buona parte delle sue chance al Carotti contro la Jesina per uno scontro diretto in piena regola. Qualche ora fa è arrivato anche il via libera per il trasferimento della punta romena Ciolacu. Leoncelli, fanalino di coda, a quota 12 punti, un successo esterno dell'Avezzano, che manca l'appuntamento con i 3 punti dal 10 novembre scorso, trasferta anche in quel caso col Porto Sant'Elpidio, può dare nuovo slancio ad una rimonta comunque molto difficile.